Il ministro Sacconi ha sempre detto che mi fanno paura gli ospedali con meno di 20 posti letto perché la professionalità non è elevata. Questo per non fare un torto ai colleghi che stanno qui in ospedale, perché loro danno l'anima per la cittadinanza e per i ricoverati, ma hanno bisogno di altre realtà specialistiche, per esempio di una radiologia più potenziata. Il laboratorio analisi è ottimo a Rutigliano. C'è bisogno di allargare la competenza, per esempio, della riabilitazione, che non sia soltanto una riabilitazione del paziente anziano con frattura di femore o con postumi di ictus, ma che possa accogliere pazienti con malattie cardiologiche, respiratorie, come era nel programma di tanti anni fa. Ora, entrare nel merito del perché a Mola sì, a Rutigliano no, sinceramente, non saprei dove Quindi, cogliere. però mi è parso di capire che uno dei motivi potrebbe essere che l'amministrazione di Mola, l'amministrazione comunale di Mola è molto più presente, sarà perché il distretto è ubicato a Mola, il distretto sociosanitario, e l'amministrazione invece di Rutigliano, cioè il comune di Rutigliano, non ha avuto tutta questa, no? Non ha fatto pressioni, si è, come dire, disinteressato Certo. della sanità e dei presidi sanitari territoriali. Quindi il problema è di tipo amministrativo e non della ASL. La ASL credo che non abbia problemi a destinare uno specialista in un posto o nell'altro, se poi il territorio, per esempio il distretto 11, mandare uno specialista al poliambulatorio di Rutigliano o al poliambulatorio di Mola non cambia niente, perché poi l'utenza del territorio è sempre quella. Giusto sarà distribuire gli specialisti in maniera equa, Beh, per la popolazione considerando anziana, per la diciamo, popolazione anziana, cardiologo però solo a Mola, due considerando, cardiologi, ce aspetti, n'è anche una Rutigliano, voglio dire, adesso no? le devo dire questo. La cosa che va messa in evidenza è che Rutigliano è un poliambulatorio che è attivo dal 1981, Mola dal 1996, però i più giovani hanno avuto molto di più dei più anziani, parlo dei poliambulatori. Per quanto riguarda l'ambulatorio di cardiologia, noi a Rutigliano abbiamo un efficiente ambulatorio di cardiologia, ma che è di pertinenza Ospedalieri, ospedaliera, stiamo parlando del poliambulatorio. con la dottoressa Brescia, dove Che fa operano. poliambulatorio a Mola? Che fa poliambulatorio a Mola, dove nel Perché quale non anche a ambulatorio di Rutigliano? cardiologia opera anche un angiologo e un chirurgo vascolare. L'angiologo è di pertinenza del poliambulatorio. Se non fosse per l'ambulatorio di cardiologia ospedaliera, l'angiologo qui sarebbe inutile perché non avrebbe gli strumenti per poter lavorare. Mentre a Mola sono state ottenute apparecchiature, sono stati ottenuti strumenti, è stato ottenuto l'ecocardiografo, si sono ottenute tante di quelle apparecchiature che permettono agli specialisti di fare il loro dovere. Qui a Rutigliano nessuno mai si è preoccupato di incentivare strumentalmente e in termini di risorse umane l'attività del poliambulatorio. Qui abbiamo un ecografo, per esempio, che è condiviso tra l'endocrinologia e la ginecologia del consultorio, e un ecografo che il sottoscritto, diversi anni fa, quando ha messo su l'unità operativa ADI, è riuscito ad avere, per meriti del distretto, è riuscito ad avere su questo territorio. Unico ecocardiografo dato dall'ASL per l'unità ADI. L'abbiamo avuto qui. E questo strumento lo abbiamo a Rutigliano. Grazie a Dio l'abbiamo a Rutigliano. Possiamo fare qualcosa. Quindi anche qui, se il comune di Rutigliano richiede specialistiche che sono concentrate esclusivamente a Mola, richiede la divisione, no? Sì, Cardiologo, sì. chirurgo, e la istituzione ex novo di queste tre, in modo particolare l'urologia, quindi se il comune la chiede, lei mi dice che insomma, il problema lo risolviamo a Rutigliano. La ASL deve valutare innanzitutto i fondi a disposizione e le ore a disposizione per poter attivare la specialistica di urologia. Comunque, qualsiasi specialistica ambulatoriale sul territorio si può attivare chiedendo l'intervento dei medici ospedalieri, dei medici strutturati ospedalieri e dei medici strutturati del territorio. Cioè, non sempre si deve fare riferimento alle ore pubblicate per la specialistica convenzionata. Quindi abbiamo molti bravi operatori, molti bravi dirigenti medici delle varie branche che possono venire a svolgere, come fa qualcuno dei nostri specialisti, svolgere delle ore di specialistica sul territorio. Questo può essere possibile. Parlo di branche come urologia, parlo di branche come oncologia, parlo di branche come pneumologia. Devo dire e spero che questa nuova amministrazione di Rutigliano, che credo sensibile ai problemi del nostro paese, con l'assessore alla sanità e ai servizi sociali, possa avere stimolo,
anche su nostra sollecitazione, anche vedendo questa intervista possibilmente, a che si facciano delle richieste alla ASL per mantenere attivo il poliambulatorio di Rutigliano, oltre che attivarlo e potenziarlo, per mantenerlo in vita, perché credo che, non vorrei pensare a male in questo, ma un po' di ossigeno in meno c'è per il poliambulatorio di Rutigliano. Beh, non è la prima volta. Non lei ricorderai il tentativo di D'Incognito, ex responsabile del distretto sociosanitario 11, di trasferire completamente di sana pianta il poliambulatorio di Rutigliano a Mola. Ci fu un'operazione particolare, perché Mola... Quindi tentativi di scipparci, sì, diciamo, tra virgolette, il poliambulatorio da parte dei molesi non è mai tramontato. Diciamo. Mola è la cittadina più grande del nostro distretto, quindi il diritto ad avere un presidio sanitario credo che toccava e tocca ancora, solo che oltre ad aver avuto il presidio sanitario sta avendo sempre di più, non di più rispetto a noi, sta avendo sempre di più perché c'è una richiesta e una sensibilità da parte di chi chiede queste strutture perché arrivino, e arrivano, sono arrivate tante professionalità e strumentalità. Quello che chiedo che a Rutigliano si faccia anche questo, cioè si attivino delle richieste da parte dell'amministrazione per potenziare i servizi sanitari. Con questo mi accorgo che siamo andati su un altro argomento, ma è molto bello questo argomento, perché fa parte della nostra quotidianità, lo viviamo giornalmente, lo verifichiamo giornalmente. Noi, per esempio, mentre a Mola abbiamo avuto un'altra specialista in audiologia, oltre ad avere un otorino, noi a Rutigliano abbiamo solo 2 ore e mezza di otorino laringoiatra, senza una strumentalità molto valida, per cui il lavoro degli specialisti veramente viene, diciamo così, reso attivo per il 30% della potenzialità. Si può fare molto di più nella struttura pubblica, perché come potenzialità professionali ne ha tantissima. Solo che ci vuole una grande volontà politica e amministrativa perché le cose vadano bene avanti. La ringrazio, dottor Giulia. Grazie a voi.